come al solito, sempre pronti, sempre in action. Abbiamo fatto un rinfreschino qui, adesso poi proseguiamo a Nashville. Qui siamo al CONI, Roma, Palazzetto dello Sport. Ada, perché tra tutti quelli che non hanno fatto niente, lei l'ha fatto meglio di me. Grazie. Cioè, però era la soddisfazione di vederla sempre lì. È stata una cosa, guarda, dell'emozione che all'epoca. Una grandiosità. Era pronto, però sai qual è? Che c'era la certezza. Mi ricordo che c'era la certezza, nel senso che lui è benvenuto e vinceva lui. Era buono, era buono. No, lui poi organizza la cena, tu ci sarai. E qui fare ondi, sì, ma non ti preoccupare. Eppure mi padre, andiamo di stagione. Caro Giorgio, ma se può fare sta vita? Dice il polipo, ma sai quella del polipo, posso scappare così io. Questo viene da Configli, un paese vicino Rieti. Questo è un, diciamo, un montagna, è un semidolce. È il Made in Italy. È il Made in Italy, bravo. Solo roba italiana, roba doc. Roba eccellente. Cibo, non merce, è sempre così per me, questa è la, e poi ecco, l'hanno inquadrata alla polo, quindi fai un attimo i risultati. Siamo contenti che è pieno così, perché comincia ancora un pochettino, visto tutto il mese di novembre che siamo stati quasi un po' attorniati dal freddo, e quindi adesso per il locale così magari c'è l'incoraggio un po'. Sempre una sorpresa qua. È lunedì oggi. È il calzone, dai. Partimo, stavo 3 mesi fuori. 3 mesi. Questo è un crostino super al prosciutto. Fate buonissimo e costa poco. Benissimo. È innata questa cosa, Giorgio! Questa è una reunion come una reunion. Più voglio andare al mare, più sto avanti al forno. Oggi apri Facebook e mi fa: cosa pensi? Che stai pensando? Non rompere! Allora, ho scritto agente di mare. Mi sono rotte le scatole di vivere in questa città. Palazzo del CONI, ospiti a Nashville, alcuni premiati per un evento per in onore dei Crocitti, che praticamente hanno fatto questo evento e sono venuti a cena qua. Ma stasera pensavamo un lunedì classico che si lavora, ma non così, forse perché è Natale e stiamo facendo i numeri veri, stiamo terminando tutto, non siamo preparati per una serata così, cerchiamo di farci il nostro meglio, ma non è semplice, è un po' difficoltoso, siamo contenti lo stesso, però a volte sai, un po' meno è meglio che fare brutte figure, però cerchiamo di fare belle figure lo stesso, non ci spaventa niente. Magari ecco, il problema è la focaccia, perché quando finisce finisce. Ormai abbiamo questa lavorazione che la focaccia quando è finita.
tanti dicono ma perché già pizza arriva a focaccia e roba? No, sono due cose diverse. La focaccia mia è campione d'Italia e per mantenere il campione d'Italia bisogna mantenere lo stesso procedura. Possiamo fare cose strade traverse, se segue una linea, la linea va rispettata. Pizza vegetariana, pizza a 7 stelle, la pizza modificata. Quella è crema di zucca, friarielle e alici. E un caffè. Vai, guarda qua. Grazie, bella. Questa è la parmigiana. Sanno le tavolette? Sì, ce l'hai qua. Devo aspettare un pochino perché stasera, ecco, avrei voluto dedicarmi un po' più a voi, ma non pensavo che... No, loro due che hanno problemi. Beh, loro no. Questa è pizza a 7 stelle, l'abbiamo donata noi. È una modifica della pinza romana. E noi abbiamo aggiunto la fibra, abbiamo aggiunto il camut, abbiamo modificato un po' l'impasto. La pinza romana già nasce con un impasto fortissimo di leggibilità che noi facciamo e quindi quella non la toglieremo mai perché è stata una delle cose all'occhio che abbiamo iniziato. Questa è con il camut e tutto quanto è un po' di genere. È più bassa di più povera di glutine. Quindi sì, è anche ipolipidica e ipocalorica perché gli impasti sono oltre 70 ore. Quindi c'è un processo chimico dove il lievito... Mi raccolgo poi durante la notte, se non mi alzo a bere... Io non avevo fame stasera, ma l'ho assaggiata e veramente... Avevi ragione, hai detto che sei il re della pizza. Questa è altissima digeribilità. Io che sono vegetariana poi, quindi... Benissimo, siamo pronti a quello che fa la differenza è il condimento, perché l'impasto è il massimo della legge. Sì, è vero. Va di moda la parola biologico. Sì, il nostro corso è eccellente. Io ci tengo molto alla qualità e questo è eccellente. Cioè, una cosa mi viene così come spontaneo. Si vive così poco perché mangiare male. Allora a qualcuno dico che uno c'ha la possibilità di venire da me tutti i giorni, io sono contento. Se lo magari venisse una volta al mese, però mangia qualcosa di sicuro, genuino, eccetera. Non è rimasto lì. Ecco, quella è la fregatura. Poi va. No, una bella, no, mo c'è una bella crisi. No, basta. No, mo arriva. Ma sta ancora. Sta ancora. Una croccantezza particolare. Una croccantezza particolare. Una è la precauzione alle ceneri al forno, perché la nostra farina del riso è macinata a microfono, a 60 micron, quindi ci dà. Non ci brucia in forno. Il grande Abramo. Grazie. Queste sono serate in, Sono serate in queste. Mi dispiace che volevo dedicarmi un po' più a voi, però stasera sono tornato qua, visto però. Ma meglio così, mi seguo te. A volte o meno, se poi si creano dei servizi, no? Qualcuno rimane male, domani trovo su TripAdvisor, dovrò magari un po' meno, un po' più cura cliente, un po' più servizio. Mi cantare se vuelve gitano quando es para ti, mi cantare se le fantasia. Pane Angelo Santo, attrice. Nostro amico, attore, non solo, comico. E poi c'è la morte, presenta il mondo. Ma ha sono ancora la fisarmonica lui? Come no? Ho fatto del libro. Perché l'ha portata? Ho fatto come te, devo scrivere un libro. Che ci manca? Potevi scrivere. La principessa. La stiamo lanciando adesso. Modestamente, mia figlia. Hai capito? Hai capito che sono stata capace di fare? Ho dato il mio contributo. Piacere la principessa. Basta che la pizza la lascia un tallato. No. Allora ce ne andiamo, così abbiamo il disturbo. Così almeno le immagini. Guarda, bravo! Questa qua era la ricetta del cannolo siciliano riportato sulla pizza. Quindi praticamente è successo che sono andato a Battipaglia a fare una gara, dovevo usare il terzo trofeo mondiale della
pizza al bufala, no? E allora mi hanno detto, quando ho detto pensate alla Sicilia, mi hanno guardato un po' sbalordito, cioè che c'entra? Dico sì, dico usate pensate alla Sicilia perché il cannolo siciliano con la ricotta del bufala, quindi è pensate alla Sicilia, pizza dolce, cannolo siciliano, ho riportato sulla pizza. Ma non è finito però, c'è ancora da lavorare. Se voglio bene Antonio, ma non le posso sul da. A Nashville anche il vino è buono. A ripartiamo? Ma certo, è il lavoro mio. Bravo. Che vino ha portato? Questa è pizza dolce. Basta col vino perché qua sta prendendo. Allora sono. Allora ci sono. Tanti auguri Andrea, tanti auguri a te. Non lo so, ha detto che una cosa così non ha mangiata mai, io mi preoccuperei. Andrea, l'abbiamo filetato. Poi le fa da solo, già tagliato. Faccio con un coltello. Già tagliato, guarda. Ma la prendo...